E cosa farà adesso? Andrà via, lascerà il Veneto? Il Veneto non lo posso lasciare, ce l'ho nel cuore, me lo porto ovunque e questo risultato è oltre le mie aspettative, però è anche il giudizio che io avevo chiesto al Veneto e ai veneti soprattutto, perché il tanto lavoro, 19 anni in giunta, meritavano di essere messi alla prova in un giudizio che andasse oltre il mio collegio elettorale di naturale elezione. Io sono sempre stata eletta a preferenze, sempre in provincia di Vicenza, ma ho sempre inteso il mio essere parte della giunta regionale come essere assessore del Veneto. E quindi ho peregrinato da Belluno a Rovigo, Venezia, Treviso, Padova, Verona, non ne dimentico nessuna, oltre a Vicenza, perché poi i risultati sono arrivati. Senta, ma fra un anno o due, se si andrà alle elezioni regionali, lei tornerà da Bruxelles per fare la candidata governatrice? È sempre il mio sogno, quello resta, io non cambio idee e neanche posizioni. E quindi questo resta sempre il più grande sogno, credo, per ciascun politico, per me di sicuro lo è. Certamente il 37% che Fratelli d'Italia ha registrato in Veneto, con il più alto scarto in positivo, cioè noi abbiamo fatto la crescita maggiore dalle politiche ad oggi, Veneto prima regione saldamente per Fratelli d'Italia in tutta Italia, con una percentuale ragguardevole, 37,6%, e quindi fa ben dire che nel caso in cui non dovesse esserci una modifica di legge, quindi Zaia non potesse più fare il presidente, Fratelli d'Italia potrebbe non rivendicare, ma proporre una candidatura alla presidenza. E non nascondo che tra questi io metto sempre la mia disponibilità a servizio dei veneti e di Fratelli d'Italia.